volte nello stesso fiume. Era così che diceva Eraclito 5-6 secoli avanti Cristo. E io, che ero proprio vicino a un fiume, quando ho letto questa frase, mi sono messo a pensarci su. Dico, beh, certo, il fiume cambia in continuazione, non è mai lo stesso, quindi è evidente che non può bagnare due volte me. Ma come si potrebbe fare però perché lo stesso fiume possa bagnare due volte? Forse dovremmo essere in due, io e te, e andare nel fiume insieme, metterci nello stesso posto, nello stesso istante. Allora sì che lo stesso fiume bagnerebbe due volte, bagnerebbe me e bagnerebbe te. Però, per quanto stretti, per quanto appiccicati ci possiamo mettere, non potremmo mai essere nello stesso posto. Per il semplice fatto che io sono io e tu sei tu, che io abito me e tu abiti te, che io sono una finestra aperta sull'esistenza da qui e tu sei una finestra aperta sull'esistenza da lì. Questa ha un titolo in francese, En regardant le fleuve, guardando il fiume. Thank you.
Egidio, ma che ci vuoi parlare dell'anima? Non lo so, forse. Certo è che l'anima è un concetto che ha tanta storia, è un'idea tanto strutturata, è un concetto che in pratica ha dei preconcetti, mentre la finestra che intendo io è qualcosa di molto elementare, è la cosa più elementare dell'essere che c'è, è ciò che più genuinamente corrisponde alla parola io. È l'osservatore chiuso dentro ognuno di noi. Ci sarebbe da immaginarselo come solo occhi nel buio. E quel buio sta giù, 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 in fondo a ognuno di noi. Quando è finito ogni linguaggio, perché la finestra non parla nessun linguaggio. La finestra sente soltanto, vibra. Vibra a seconda degli ingredienti dei quali è composta. Se fosse una ricetta, sarebbe una ricetta facilissima, fatta di tre ingredienti, al massimo quattro. E la combinazione e la gradazione di questi ingredienti fa l'essere unico che ognuno di noi è. Quali ingredienti? La tenerezza, la dolcezza, la generosità, l'innocenza, la timidezza. Cioè, ma stai a dire solo cose buone. Come si spieghi che le persone sanno anche essere cattive? E quello si spiega perché tutte le finestre hanno un ingrediente fisso. Ce l'hanno tutte le finestre del mondo. Ed è la paura. La paura di essere, quella che ci prende appena apriamo gli occhi la prima volta, quando inconsciamente ci domandiamo, beh, qui di che si tratta? Come dice Ligabue in una sua canzone, che per caso qualcuno ha il libretto delle istruzioni? E con quella paura lì non ci si fa vita, non ci si può crescere. Crescendo dobbiamo per forza modificarla, trasformarla in qualcos'altro. E allora ecco che da queste trasformazioni arriva la cattiveria, l'odio, l'avidità, l'invidia, ma ci possono essere anche trasformazioni in senso positivo, senz'altro. Questo che arriva adesso si intitola La finestra e io ho chiesto al pianoforte di cantare di quelli che credo essere gli ingredienti della mia finestra, che sono innocenza e nostalgia, più quello in cui ho trasformato la mia paura, che sarebbe la meraviglia. Dici, che fai? Ti meravigli del fatto che c'hai paura? No. Io ho paura di quando non sarò più, ce l'ho e come. Però per non pensarci, mi meraviglio di tutto ciò che è. Quindi meraviglia, innocenza e nostalgia. La finestra.
luce viaggia a 300.000 km al secondo. In un solo secondo, 300.000 km. E nonostante questo ci mette 8 minuti per andare dal Sole alla Terra. 150 milioni di chilometri. Ed è vicino. Nettuno, che è il più lontano dei pianeti del Sistema Solare, è a 4 miliardi di chilometri dal Sole. Il Sole, poi, così grande che sembra solo lui, e invece non è che una delle tante stelle della Via Lattea, la galassia che ci contiene. Quante stelle? Miliardi. Miliardi di altre stelle come il nostro Sole. E quante galassie come la nostra Via Lattea? Miliardi di altre galassie. Pensare che Andromeda, la più vicina delle grandi, è a 2 milioni di anni luce. Ma che distanza è 2 milioni di anni luce? Ma esiste davvero uno spazio del genere? Riusciamo a guardare fino a 15 miliardi di anni luce da noi? E siamo solo dei naufraghi in mezzo al mare. Vediamo perfettamente tutto, ma solo fino all'orizzonte. Chissà dove siamo davvero. Thank you.
Queste che avete visto sono immagini della, riprese dal telescopio spaziale Hubble, un telescopio che abbiamo in orbita attorno alla Terra e che grazie a questa sua posizione privilegiata riesce a compiere delle osservazioni e misurazioni che da qui ci sarebbero impossibili. Qualche tempo fa ho visto un documentario su questo telescopio, parlava di questo telescopio qua, e diceva che una volta, grazie ad alcuni suoi strumenti, il telescopio era riuscito ad ascoltare un buco nero. Pare che un buco nero faccia risuonare come un campanello nello spazio. Gli scienziati hanno preso questo suono e l'hanno analizzato e hanno scoperto, pensate un po', che si tratta di un si bemolle, 57 ottave sotto il do centrale. Un buco nero fa risuonare nello spazio un si bemolle. Questo pezzo che avete ascoltato si intitola 4 anni luce e io l'ho scritto proprio cercando di immaginare il silenzio che si possa sentire là fuori. Con la melodia di questo brano, con un si bemolle, ci inizia e ci finisce. E durante la melodia lo si può sentire continuamente. È praticamente la nota che si sente di più. L'unica curiosità è che io, quando ho visto quel documentario sul telescopio Hubble, questo pezzo l'avevo già scritto da un bel po'. Tutto l'ambaradan di queste meravigliose immagini è retto da una sola forza là fuori, che agisce in una sola direzione, è la forza di gravità, che agisce nel senso dell'attrazione. Io vi faccio la rapidissimissima storia di una stella. C'è una polvere di nube e gas, che poi è sempre idrogeno, l'elemento più leggero e più semplice, già questo, già da pensare, che sotto la forza dell'azione di gravità comincia ad addensarsi e poi a roteare su se stessa. Questa rotazione fa sì che al centro della nube la temperatura salga, sale sempre di più, finché alla fine non si innesca una reazione termonucleare. Cioè gli atomi di idrogeno si scontrano e si fondono e riformano uno di elio. La stella si è accesa. Nel momento in cui la stella si è accesa, la forza di gravità, continuando a premere su di lei, cerca di spegnerla. E tutta la vita della stella altro non è che tentare di resistere a questo tentativo della forza di gravità. Resiste grazie proprio a questa reazione termonucleare che genera pressione verso l'esterno, luce e calore. È un processo che dura miliardi di anni. Il nostro Sole vivrà 10 miliardi di anni e per adesso è appena a metà della sua vita. Però alla fine la forza di gravità l'avrà vinta, comunque, in un modo o nell'altro. E quando l'avrà vinta, la stella esploderà con un botto che è proprio il caso di dire spaziale, inimmaginabile, pensate, sparando nello spazio gli elementi utili alla formazione di altre stelle e pianeti. Ecco, a me questa roba mi genera tutto il mio stupore, perché là fuori c'è una sola forza che agisce in una sola direzione, non c'è bene e male, c'è solo questa forza, e questa forza agendo in quella direzione dà la vita e dà la morte, e nel momento in cui dà la vita crea i presupposti perché ci sia la morte. Nel momento in cui dà la morte, crea i presupposti perché ci sia la vita. Allora, questo che arriva è dedicato a lei, si intitola Una. Thank you.
Aristotele nella sua fisica spiegava il movimento per contatto. Lui diceva che tutto ciò che si muove deve per forza essere mosso da qualcos'altro. E questo qualcos'altro, essendo in movimento a sua volta, deve per forza essere mosso da qualcos'altro ancora. E così via, e così via, e così via. E lui diceva però, siccome è impossibile risalire nella catena di queste cause di movimento all'infinito, deve necessariamente, cioè per forza, esistere un primo motore immobile, così lo chiamava lui, un qualcosa che muove senza essere mosso. E identificava questo primo motore immobile con Dio. Io quando ho conosciuto questo concetto di Aristotele mi sono reso conto che un'idea del genere l'avevo già formulata nella mia esperienza e che il primo motore immobile, io l'avevo già individuato, per me il primo motore immobile è il cuore, colui che muove tutto senza essere mosso, il muscolo involontario. Certo che ascoltare il cuore sotto l'ottica della sua involontarietà è un'attività incredibile, perché lo spazio che passa fra un battito e l'altro è una roba interminabile. Poi questa interminabilità viene interrotta da un piccolissimo miracolo involontario che non si sa da dove arriva e perché. Pensare che stasera qui tutti i nostri cuori, mentre io sono impegnato a suonare, a parlare, voi ad ascoltare, si stanno tutti quanti dando da fare ed è tutto all'insegna dell'involontarietà. Allora, a questo miracolo che è il battito del cuore, è dedicata la prossima, che si intitola Primo motore immobile.
Lo sapete che cos'è questo alle mie spalle? È un ovulo femminile. E questi tre cosetti, uno sopra l'altro, lì che stanno in verticale, sono tre spermatozoi maschili. Siamo un attimo prima della fecondazione. Quelli erano partiti in centinaia di migliaia e sono arrivati qui soltanto in tre. E solo uno entrerà. Ed è evidente che se entrare sarà quello in alto, o quello in mezzo, o quello in basso. Non avremo la stessa persona. Non avremo la stessa persona. E siamo tutti figli di un momento come questo. Un momento in cui il caso regna sovrano. Che poi, non lo devo dire io, che perché si generi questo momento qui, altri due casi debbono essersi incontrati. E quanti casi ci vogliono perché due persone si incontrino. E tra parentesi, anche quanta forza di attrazione. Io nel 2000 ho scritto un libro che ancora non è stato dato alle stampe, ma io spero che prima o poi gli succeda. Una frase di questo libro dice così: essere è la suprema coincidenza. Allora questo che viene adesso è dedicato alla suprema coincidenza che ognuno di noi è.
Questa che avete ascoltato è una canzone di Roberto Vecchioni, si intitola Viola d'inverno. La prima volta che l'ho sentita ero proprio da un concerto di Vecchioni, c'erano altre 500 persone attorno a me, ma questo non mi ha certo impedito di mettermi a piangere senza pudore ad una certa frase di questa canzone, che poi alla fine è una canzone d'amore. Ed è quando lui dice alla sua donna, e dopo aver diviso tutto, la rabbia, i figli, lo schifo e il volo, questa è proprio davvero l'unica cosa che devo fare da solo. Ecco, c'è un momento di estrema solitudine che ci aspetta, estrema nel senso che è distante da tutti perché è incondivisibile, è una solitudine nostra nel senso più pieno del termine, a dirla in termini spaziali, visto che prima li abbiamo usati, prima che la forza di gravità l'abbia vinta sulle stelle che noi siamo, ci spetta un faccia a faccia, che però non, secondo me non è con la morte, è un faccia a faccia con noi stessi, più di tutto. Il libro che ho nominato prima, quello che ho scritto nel 2000, si intitola Lo specchio meraviglioso e prende il titolo da una delle frasi che contiene, che dice così: la morte è uno specchio meraviglioso perché guardandoci dentro possiamo vedere quanto siamo vivi. A me della morte interessa soprattutto la capacità poetica, la potenzialità poetica. Se io non mi fermo al concetto comune di morte, no? Quello per il quale appena la si sente nominare qualcuno tocca subito ferro, poi ferro se va bene. E se non mi fermo a quel concetto lì, dicevo, e mi spingo per quanto mi riguarda a concepire quell'estremo attimo di solitudine, quello che provo nei miei stessi confronti è una sorta di incurabile tenerezza, per quanto io possa essere nudo e indifeso di fronte a quella cosa lì. Però poi, quando torno da quel pensiero e guardo il mio prossimo, penso che a lui spetta lo stesso momento di solitudine, penso che lui sarà indifeso quanto me. E alla fine provo lo stesso senso di tenerezza, cioè nel senso, caro mio prossimo, tu puoi sbraitare quanto ti pare e piace, ma tanto in fondo mi fai solo una gran tenerezza. Ecco, se c'è una posizione nella quale, del corpo intendo, nella quale immagino che quel faccia a faccia è la posizione fetale, quella la posizione del seme. C'è qualcuno a cui piace l'adagio polvere eri e polvere ritornerai, beh vabbè, a me piace di cambiarlo e piace pensarla in seme eri e seme ritornerai. Quindi per quel faccia a faccia, per la posizione del seme e soprattutto per quella tenerezza, questo è lo specchio meraviglioso. Thank you.
fatto nascere l'idea della finestra, avete ascoltato della mia finestra, e poi mano a mano avete ascoltato tutte quante cose che, di fronte alle quali la finestra rimane basita, prova quel senso di stupore che si prova quando si è incapace di andare al di là con la comprensione. Io quando provo quel senso di stupore lì, penso che sotto sotto ci sia lo zampino di Dio. E il viaggio si chiude con quella che secondo me è una prova tangibile dell'esistenza della finestra, che è la lacrima. Qual è la stanza dei bottoni delle nostre lacrime? Cioè io mi domando, se sono fermo, immobile, non ho contatto con il mondo esterno, magari leggo un libro, guardo un film, oppure ascolto della musica, mi immagino queste cose che viaggiano dentro di me, no? Quando è? Quando passano per dove? Che si decide che dai miei occhi escano le lacrime. Secondo me è quando passano per la finestra, e quando la finestra vibra, a seconda degli ingredienti, come vi dicevo, dei quali è composta. Io mi sono accorto che una delle volte in cui mi viene sempre di commuovermi è quando mi capisco con qualcun altro. Secondo me, quando ci si capisce, le nostre finestre arrivano così vicino, quasi da toccarsi, no? Per un brevissimo attimo, secondo me, sono nello stesso punto del fiume. È un attimo che dura pochissimo, però a me quell'attimo lì riesce a commuovermi sempre. E il brano che arriva canterà delle tante lacrime che poteva cantare, ce ne sono di tanti tipi. Quello che arriva canterà delle lacrime degli ingredienti della mia finestra, quindi lacrime di innocenza, lacrime di nostalgia, ma anche lacrime di gioia, di meraviglia. Si intitola, ha un titolo in latino questo qua, ed è Lacrimo Ergo Sum.
che il mio maestro Achilles delle Vigne mi insegnò alle prime lezioni, una delle prime cose che mi disse è che ci sono certi concerti in cui uno dice delle cose talmente importanti che poi quando è finito non si può aggiungere nient'altro. E io penso che questo sia uno di quelli, quindi mi vorrete scusare se non ci sarà il canonico bis, ma penso che questa finestra dica già tutto quanto durante il suo percorso. Vorrei piuttosto passare ai ringraziamenti relativi alla realizzazione di questo disco, quindi tutto lo staff tecnico, Davide Giannini, Marco Pontini, Angelo Benedetti per la fonica, per il missaggio audio, e poi Andrea, scusa Andrea, non mi ricordo quelli che adesso. Passiamo alla grafica, poi dopo ci torneremo. Andrea Cittadini per la realizzazione della copertina e poi Cristiano Longobardo per la grafica del CD e poi lo stoico accordatore Ennio Ciaramellari, che ha resistito con me fino all'una di notte all'auditorium di San Domenico perché potessimo finire la registrazione nel migliore dei modi. E poi devo ringraziare i miei produttori, che sono mia mamma e mio papà, nel senso proprio vero del termine. Nel senso che discograficamente ci mettono, sono loro a metterci i soldi quando io me ne torno a casa con l'idea, sai, ho scritto un altro disco, ricordo qua. Fuori i soldi. E poi insomma loro sono i miei produttori nel vero senso della parola. Io prima ci ho provato a buttarla sul caso, però insomma cioè, è anche parecchio merito loro, se, insomma, anzi tutto direi. E poi invece un annuncio che fa parte, purtroppo mi dispiace tantissimo di doverlo dire. E c'è un grande assente che è proprio il disco a causa del purtroppo sì, arriverà la settimana prossima e sarà disponibile da martedì, però purtroppo causa quel famoso vulcano che ha inondato di una nube tutta l'Europa, c'è stato un grande ritardo nella consegna del materiale per la stampa alla ditta e poi lì i ritardi si sono accumulati perché non c'era soltanto il mio da produrre di disco e quindi praticamente i dischi esistono ma stanno un po' lontanucci, ecco, stanno ancora in Austria e arriveranno a Spoleto lunedì. Quindi direi che è un'ottima occasione per chi non ce l'ha di comprare quelli degli anni passati, non lo so. Ce ne sono tante, le chiavi di lettura sono proprio il motore della vita, no? Per esempio, magari non vi è piaciuto questo, potete provare con qualcun altro, oppure magari questo vi è piaciuto, intanto per sentire un po', per non sentire la nostalgia di non averlo, se ne può comprare un altro. Va bene, io vi ringrazio moltissimo per essere stati qui, per essere stati così tanto numerosi e questo ha fatto sicuramente il successo di questo evento. Grazie e arrivederci.